Vi saluto a tutti al canale Magica Verum. Io sono Lilia, che ancora non mi conosce, e stasera vorrei darvi alcuni consigli molto utili per voi e anche per i vostri cari, se volete usare per rilassare la mente, perché io vedo che tantissime persone sono nervose e credono che la migliore via d'uscita è o pratica o qualche rituale o arrabbiarsi o gridare di fronte a un'altra persona o offendere sulle reti sociali. Ma tutto questo è comprensibile, perché la vita di oggi che noi viviamo è molto frenetica e molto, siamo molto impegnati tutti i giorni, quindi qualsiasi cosa ci fa scattare la rabbia. Io vorrei passare a voi alcuni semplici consigli, sono 23, provati personalmente da me, anche per le persone quali io ho dato questo consiglio. Voi dovete sapere che noi non siamo semplicemente praticanti, noi siamo anche delle psicologhe, perché tutti i giorni consultiamo tantissime persone che hanno bisogno di noi, e noi dobbiamo essere preparati anche come consulenti psicologiche. Dunque, se voi siete stanchi, vi sentite stanchi, provate a dipingere i fiori semplicemente su un foglio di carta, così come sapete farlo. Il fiore esprime energia. Le persone che portano i vestiti dove ci stanno i fiori come disegni molto raramente si sentono scarichi di energie. Quindi io adesso non invito a voi a mettere addosso i vestiti con i fiori, ma provate almeno a dipingere i fiori, caricatevi di energia. Soprattutto le persone che vivono nell'ufficio giorno e notte lavorando, provate questo semplice effetto della magia grafica. Come avete notato, tante scialle, veli slavi sono pieni di fiori. La donna che indossa scialle del genere, nei video precedenti io avevo già parlato dei shawl, così ci si usano anche durante il rituale. Perché? Perché tengono uno stampo dei fiori. Una donna si ricarica dell'energia dei fiori, anche un uomo, basta che disegna su un pezzo di carta. Se voi siete arrabbiati, provate a tracciare delle linee, semplicemente tracciando. Vedete che la rabbia, spezzando di linee, tracciando, se ne va. Se voi vi sentite annoiati, prendete un semplice foglio di carta e riempitelo con i colori diversi, non rispettando delle regole. Voi vedrete che fuori verrà un disegno che vi stupirà e la vostra noia semplicemente scomparirà. Se siete tristi, disegnate arcobaleno. Arcobaleno contiene dei colori, delle vibrazioni che trasmette e si collega con le nostre chakre. Vedrete che la tristezza svanirà. Se voi siete spaventati di un qualcosa, provate di fare i lavori di intrecci, uncinetto, afferri, macramè, o creare applicazioni con i tessuti. Vedrete che usando la magia dei fili, delle corde,
le vostre paure svaniranno. Se voi provate ansia per un qualcosa o siete ansiosi, create una bambola motanka. Una bambola creata completamente della stoffa, senza usare aghi e cuciture, strappando la stoffa e creando la bambola così come vi viene. Nei paesi slavi motanka si usa tantissimo, è una bambola, diciamo nostra, una bambola rituale voodoo. Se siete furiosi, arrabbiati, non sapete dove spendere la vostra energia perché proprio lì per lì vi hanno fatto arrabbiare, prendete un foglio di carta e strappatelo a pezzettini più piccoli che potete strapparli. Vedrete che la vostra rabbia andrà via e si spezzerà esattamente così come quei pezzi di carta. Se voi siete preoccupati, provate a piegare la carta creando delle forme diverse, tipo delle navette, fiori, le stelle, l'origami. Se voi siete tesi, vi sentite tesi, non riuscite a rilassarvi, provate a disegnare degli schemi diversi. Vedrete che vi rilasserete anche arrivando alla metà. Se voi dovete ricordare un qualcosa di importante e non riuscite a farvi venire in mente qualcosa che veramente vi serve, provate a disegnare i labirinti. Vedrete che informazione subito vi arriverà nella vostra mente. Se voi siete delusi in un qualcosa o in qualcuno, provate a copiare un dipinto o un disegno. Vedrete che la vostra delusione sparirà completamente. Se voi siete disperati, se credete che non c'è più una via d'uscita per voi, provate a disegnare le strade della vostra città, del posto che voi conoscete bene. Vedrete che non è tutto così male e non è la situazione così disperata come vi sembra. Se voi dovete capire un qualcosa ma non sapete cosa, oppure sapete cosa ma non riuscite a capire, provate a disegnare un mandala, un vostro mandala, la dovete inventare e vedrete che si troverà la soluzione. Se voi dovete recuperare in tempo corto le vostre energie, provate a dipingere i paesaggi. Sono dei posti e delle forze che non è tanto nei quei disegni, ma nella vostra mente, che vi passerà davanti agli occhi, visualizzando, perché dovrete riprodurre quel disegno nel foglio di carta. In quello stesso momento lo potrete ricaricare. Se voi dovete capire cosa state provando, i vostri sentimenti, provate a disegnare il vostro autoritratto. Se voi dovete ricordare il vostro stato d'animo in qualche periodo preciso, momento preciso, e non riuscite, provate a disegnare le macchie colorate sul foglio, semplicemente le macchie. Vedrete che qualche colore di macchia vi ricorderà in quel preciso momento come vi sentivate.
se voi dovete sistemare, organizzare i vostri pensieri, perché siete sconcentrati, non riuscite a studiare, a concentrarsi sul lavoro, potrete provare a disegnare e alveare degli api o semplicemente quadrati, uno sopra l'altro nella proporzione. Vedrete che la vostra concentrazione si rinnova. Se voi dovete capire voi stessi, dovete capire i vostri desideri, perché siete confusi, non sapete più cosa desiderate, provate a fare un collage, anche semplicemente scaricando una app dal telefono, prendendo le foto e incollando uno sopra l'altro. Vedrete che avrete un risultato ottimo in brevissimo tempo. E se invece dovete concentrarvi sui pensieri, dovete provare a fare un disegno semplicemente con i puntini. Se voi dovete trovare una via d'uscita da qualche situazione difficile, da sembra che per voi siete arrivati al blocco che non si sblocca più, provate a disegnare le onde e i cerchi e vedrete che troverete la vostra uscita o idea per uscire. Se voi veramente vi sentite bloccati e dovete andare a tutti i costi avanti, ma non lo sapete come fare, o con la vostra famiglia, o con il lavoro, provate a disegnare in spirale. E vedrete che facendo dei spirali vi arriverà un'idea come fare. Se voi dovete arrivare, oppure concentrarsi a un obiettivo, provate a disegnare delle scheme in forma delle reti, le griglie, reti, quadrati, triangoli, figure geometriche, una sopra l'altra. Voi vedrete che sarete più concentrati su quello che volete arrivare. Questi sono dei consigli che vi posso passare, perché li usiamo anche noi. Molto spesso nella pratica abbiamo bisogno di un aiuto, dobbiamo concentrarsi o dobbiamo caricarsi di energie, ma non possiamo uscire perché siamo impegnati, stiamo lavorando. E ci si possono usare uno di questi metodi. Provate. E fatemi sapere del risultato. Con voi era Lilia. A presto. E il prossimo video uscirà riguardo il nuovo corso ad aprile. Saluto tutti.